Bentornati nel caos. Finalmente faremo un video sulla nostra bellissima città, Bologna, che solitamente non è così ventosa. Non saremo soli, avremo con noi il Dadone, un progetto comunicativo con cui i due amici hanno voluto valorizzare il dialetto bolognese. Per questo, per scoprire gli aspetti più iconici della nostra città, chiederemo al Dadone come reagirebbe un bolognese ai nostri racconti. Ovviamente ogni lancio del dado sarà puramente casuale e non utilizzeremo la post-produzione per far uscire quello che pare a noi. Iniziamo col video. L'iconica statua del Nettuno, conosciuto dai bolognesi come Al Gigante, credo che si dica così o forse non so neanche il dialetto bolognese, nasconde un segreto piuttosto simpatico, più che un segreto magari un'illusione, diciamo. La leggenda narra che lo scultore francese che si occupò della statua, tale Gian Bologna, che potrei essere io chiamandomi Gianluca e venendo da Bologna, venne obbligato dalle autorità ecclesiastiche a ridurre il membro del Nettuno, perché davanti alla chiesa di San Petronio dicevano cioè, non è che puoi metterci pesce del genere. Il buon vecchio Gian Bologna acconsentì, ma si vendicò. Posizionò infatti il pollice del Nettuno in modo tale che da una determinata angolazione sembrasse un pene eretto. Per i più curiosi, la giusta angolazione è qua, davanti alla sala borsa. Ma quindi, cosa direbbe un vero bolognese alla vista del membro enorme del Nettuno? Vamo là! Non abbiamo neanche dovuto falsificare la risposta del Dadone, non che nel resto del video lo faremo, eh? Vamo là è una tipica espressione per dire ecco, ecco fatto, guarda un po'. Come quando ho montato la libreria di Joe, ho detto vamo là che libreria! Ma aggiungiamo qualche curiosità extra. Si dice che i commercianti di Piazza Maggiore utilizzassero la fontana del Nettuno per pulire la frutta e gli ortaggi che vendevano al mercato. Non solo, nel 1600 fu circondato da un'alta recinzione per evitare che il popolo ci urinasse dentro. Forse devono aver interpretato male la scritta Populi Commodo, cioè fatto d'uso del popolo. A pochi passi da Piazza del Nettuno, Bologna nasconde un altro segreto. Infatti nell'angolo tra Via Rizzoli e Via Indipendenza c'è una scritta dedicata ai fattoni di Bologna. Ah, non era così? Vabbè, vieni a dirlo tu allora, sta cosa che... Bologna è sicuramente piena di fattoni, ma no, non è il loro onore, bensì il ricordo dell'antico commercio di canapa che rese ricchissimi i mercanti bolognesi. Questo affresco però è solo uno dei tre affreschi che compongono una sorta di motto, cioè Panis Vita, Cannabis Protectio e Vinum Letizia, cioè il pane è vita, la cannabis è protezione e il vino è piacere. Di certo rappresentano lo spirito bolognese, o no, Dadone? Ataldeg. Ataldeg, letteralmente te lo dico. È un'espressione tipica utilizzata quando vuoi enfatizzare il tuo essere d'accordo con qualcosa. Tipo: ravioli cinesi oggi? Ataldeg. Ah, a proposito, ragazzi, scriveteci nei commenti alcune espressioni dialettali delle vostre parti, così vediamo se le capiamo. Dadone, cosa diresti ai turisti che stanno ore in fila per fare uno scatto invece che godersi la città di Bologna? Bonalè vuol dire basta, tipo quando studio dopo un'oretta dico bonalè, non ne ho più mezza. In realtà fanno la fila per godersi questa vista. Durante il Medioevo Bologna era attraversata da diversi canali. Ora questi canali sono sotterranei, ma in alcuni punti si possono scorgere ancora in superficie, come nella finestrella di Via Piella. La presenza dei canali e del porto fluviale in città contribuirono a rendere Bologna, durante il Medioevo, una grandissima potenza economica. Piccolo aneddoto per i bolognesi, il porto fluviale medievale di Bologna si trovava in quella che ora è la zona del Parco del Cavaticcio, praticamente dal Cassero. Venire a Bologna senza respirare l'aria di via Zambori e di Piazza Verdi è un peccato, perché è il centro della vita universitaria tra serate bevute e proteste. Sotto al portico, al numero 38, ho studiato per 5 anni filosofia all'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna, fondata nel 1088 da un collettivo di studenti e professori. È la più antica d'Europa e una delle più antiche del mondo. Capito, Dadone? Tra le più antiche al mondo.
Sochmel è una parola composta da socha, che sta per succhia, e da mel, che sta per melo oppure mela, in base al genere. Insomma, letteralmente è un'incitazione alla fellatio. A Bologna viene molto utilizzato come intercalare per esternare una qualsiasi emozione. E ovviamente perde la carica dispregiativa della traduzione letterale. Ad esempio... Oh, ma sai che ho preso 30 lode all'esame? Sochmel! Ultimo aneddoto, siamo a San Luca, precisamente all'Arco del Meloncello, dove inizia la passeggiata tra le più famose di Bologna. Da Porta Saragozza al Colle della Guardia, questo è il portico più lungo al mondo. Misura infatti 3.796 metri e ci sono 666 archi. Né i metri né gli archi li abbiamo contati noi a mano, quindi se avete numeri diversi non prendetevela. Il conteggio degli archi e dei chilometri parte quindi da Porta Saragozza, ma in realtà è molto comune partire per la passeggiata dal Meloncello, dove siamo noi. È molto comune tra i bolognesi dire: se mi va bene questa cosa, vado a San Luca a piedi, per dimostrare che sono disposti a fare uno sforzo per veder realizzato il loro desiderio. Lo sforzo sarebbe raggiungere la Basilica di San Luca dopo aver fatto una lunga e faticosa salita, cosa che adesso faremo anche noi. E bam bam. Per e bam bam, direi che non ci sia una traduzione letterale. Viene tipicamente utilizzato come intercalare per indicare stupore, qualcosa che non ti aspettavi e che ti lascia un po' interdetto. Tipo mia nonna quando ha scoperto che sono diventata vegana. E bam bam. Gli ultimi scalini sono questi. Qua ci sarebbe la basilica, ma è tardi, quindi è chiusa. Comunque la Basilica di San Luca per noi bolognesi è molto importante, perché di ritorno da un viaggio, quando la vediamo dall'autostrada, ci sentiamo a casa. Adesso però dobbiamo tornare giù. Che domaron. Direi che in questo caso non serve una traduzione. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta e iscriviti. Ci vediamo la prossima settimana.